Io sono Francesca Valerino Gancia, fondatrice di Mambre, e sono qui in piazzale Croce Rossa, nella nuova sede di Mambre, dove questa mattina è arrivata questa barca, la barca Speranza, a cui abbiamo dato il nome. L'idea è nata come un sogno circa 2 anni fa e si è realizzata poco a poco ad agosto, quando siamo andate giù con Suor Giuliana, Silvia Sciandra, e grazie a un signore, Ferruccio Frigerio, che è il fondatore di SOS Mediterranee, ci ha finanziato, perché noi come associazione non avremmo potuto farcela. Sono stata 2 mesi a Lampedusa, dopo aver scelto questa barca, e 2 mesi che complessi, molto faraginosi per tutte le pratiche che sembrava non si potessero avviare, perché era una barca sotto sequestro che viene dalla Tunisia, esattamente da Sfax, con 61 persone, tutte vive. 59 uomini, 2 donne, 5 minori non accompagnati di meno di 17 anni. Lo so perché ho conosciuto il maresciallo dei carabinieri che ha recuperato questa barca nel 2017 e per cui mi ha dato queste informazioni. Perché ho voluto prendere questa barca per Mambre? Perché questa barca è simbolicamente molto importante e respira delle speranze e delle paure della gente, è viva, il suo legno è vivo e non deve lasciarci cadere nell'oblio, vuole anche essere testimonianza e memoria di quello che è successo in passato, di quello che potrebbe succedere in futuro e di quello di cui non si sta parlando. Quindi questa barca per me è un... Io sono stata criticata per averla presa, mi hanno detto perché hai speso così tanti soldi, che non ho speso io, ma perché sono stati spesi che si poteva fare molte altre cose, dare ai poveri, fare... E non ho ceduto a questa razionalità perché ho pensato che un gesto d'amore vale molto di più di una questione economica, e questo è stato un gesto d'amore nei confronti di questa barca, della memoria che porta questa barca, dei rifugiati, delle persone che sono arrivate, ma anche delle persone che sono morte nel mare. Pensiamo intanto di coinvolgere le scuole, fare delle testimonianze con le scuole e fare degli eventi e mostrare a tutti. Tutti possono venire a chiedere, a vedere questa barca e fare quello che è possibile perché sia più visibile, il più possibile visibile. Questa barca deve fare testimonianza di una cosa di cui oggi tra l'altro non si parla più, perché oggi non parliamo più degli sbarchi, non parliamo più dei migranti e cominciamo già a dimenticarci di un'epoca tragica che è stata quella passata e che però continua ad esserci, perché non dimentichiamoci che c'è la Libia, che ci sono ancora migliaia di persone, ma non solo la Libia, il Mediterraneo, ma in moltissime parti del mondo ci sono delle tragedie dove la gente soffre moltissimo. Questa barca vuole essere testimonianza di questo, è scomoda, è una barca scomoda, è una barca che vuole parlare alle persone, e io credo che le persone poi possano anche essere sensibili e capire, ascoltare.